Le terme di San Giuliano erano una località dove tutti i maggiori, diciamo, le presenze, i VIP, chiamiamoli così, di allora, venivano a passare là. C'è stato Gustavo II di Svezia, venivano da tutta Europa e anche da fuori Europa, venivano a fare i bagni a San Giuliano perché era una stazione climatica, di turismo, di bagnatori, una stazione climatica. L'acqua di San Giuliano, oltre a avere delle proprietà curative per quanto riguarda lo scheletro e la muscolatura, aveva anche delle proprietà curative per quanto riguardava l'apparato digerente. Si chiamava acqua del pozzetto. Allora, la prendevano con un po' di magnese, col citrato, o con la magnese San Pellegrino, o col cremore. C'era lì, davanti alla fonte, una signora, una donna, con un banchetto, con un tavolino, che vendeva, prestava i bicchieri di vetro e vendeva questi prodotti. Questa donna metteva il suo banchettino lì la mattina alle 6 e lo toglieva alle 10 e incassava quei pochi soldi che gli servivano per andare avanti nella giornata. Tutte le cose che accadevano in paese si risapevano subito tutti, e quelle belle, quelle brutte. Quando c'era un funerale tutti i negozi venivano chiusi perché era un lutto, quando passava il feretro, perché era un lutto di tutto il paese, in quanto tutte le famiglie erano unite l'una all'altra e le porte non erano mai chiuse. La signora che abitava sopra noi, e molto spesso, mi raccontava mia mamma, scendeva giù e diceva: guarda mia mamma, ho fatto una minestra nuova, te l'ho portata a fartela sentire. Era quasi tutti i giorni. Perché? Perché mia mamma non aveva niente per farmi la minestra e questa donna ci portava la minestra e per non farcela pesare inventava che se l'era fatta lì per lì nuova, per sentire, per scoprire una nuova ricetta. Invece era sempre la solita minestra che facevo. I rifiuti non ce n'erano, perché tutto quello che si comprava veniva utilizzato. Sacchini di nylon, e dove erano? Non c'erano. Ognuno c'aveva la sua sporta. Andava alla bottega, c'era un mezzetto di grandinina e poi 25 grammi di burro, quando si poteva comprare, una bottiglina d'olio così, veniva mangiato tutto. Il pane secco non c'era. Ci si faceva il pancotto, ci si faceva la zuppa. Si andava al macellaio una volta alla settimana, prendevano il lesso, ci facevano il brodo. Facevano le patate in umido, ci buttavano dentro il lesso e così erano patate rifatte e un lesso. A Genova chiamavano l'opera e il ballo, perché l'opera e il ballo erano cose che nessuno ci poteva andare, come del resto le patate rifatte con la carne, anche se era lesso. L'acqua chiara che c'era, dalla corrente portavano via le lenzuoli di mano, te li portavano via. Poi laggiù c'è un tratto di curva che si impigliavano fra lì, e noi si andava da contadini a prendere le forcine o le canne per tirare su panni, cascava il sapone, ma si vedeva noi il sapone nel fondo dell'acqua, da quanto era limpida. Con la forcina si ricappava il pezzo e si lavava, con la carretta si portava i panni, si faceva il bucato dentro le conche con la cenere, no? Tutto su. Poi si levava tutti questi panni, si mettevano sulla carretta e si venivano a lavare laggiù alla pila. Ma era una bellezza. Poi ragazzi come voi, anche più grandi, c'era un ponte che poi fu buttato giù dalla guerra, no? Ci andavano in costume da bagno, e noi si lavava, questi ragazzi facevano il bagno, via tuffo laggiù dentro là. Ma duravano i panni lavati quando si lavavano a mano così. Era una bellezza, via, ora mi riprendete in televisione, sì, sono nota anch'io. Lei parlava delle lavandaie, benissimo, le lavandaie andavano a lavare
i panni in fondo al Viale Popoli, non so se sapete qual è, ah, quello sì, che ci sono tutti i platani, oltre la strada che va a Lucca, ah, c'erano sì, le pile, due pile grandissime dove tutte le donne andavano a lavare. Dalla mattina alla sera c'era sempre pieno di donne. Tant'è che d'estate quando mia mamma andava a lavare là, io ragazzo, ragazzino, volevo fare il bagno a un fosso e quando facevo il bagno prendevo la rincorsa di fondo, saltavo le pile, le donne che c'erano dentro e mi tuffavo e le bagnavo tutte. E tutto là, su di ciume! L'acqua arrivava fino in cima al lavatorio, tant'è vero che nuotando non si poteva andare controcorrente perché non ce la facevamo. C'era 1,60 m, 1,50 m d'acqua e andava molto forte, per cui si andava sempre a favore di corrente, perché se si andava controcorrente due bracciate eri morto. Comunque anche il fosso è stato cattivo perché ha portato via due bimbe si sono affogate in fosso, tutte e due perché si erano sporte dall'argine in Boboli, c'era uno scalino per sciacquare un vestitino di una bambolina, una persa l'equilibrio, andò giù, non c'era nessuno, la trovarono dopo 3 o 4 ore a un cespuglio di rose che era nato lì sull'argine del fosso, attaccata con la vestita, e un altro lo stesso. E tutti coloro che erano addetti ai bagni, oggi si chiamano bagnini, come quelli del mare, ma allora si chiamavano bagnaioli, perché c'era il legnaiolo, c'era il ferraiolo, c'era il panaio, c'era, e i bagnaioli, quelli che accudivano i bagnanti ai bagni si chiamavano bagnaioli, da cui il nome dei residenti del paese, bagnaioli, che gli abitanti delle altre fazioni del comune dicevano sempre: quei bagnaiolacci, vagabondi, pillaccheroni, stanno sempre a sedere sul ponte e non fanno mai nulla e sono sempre pieni di marini.